Ho finto di scrivere proprio delle lettere a qualcuno. Mi scrivevo Chiaro, che so, di essere con noi oggi. Oggi andrò a fare un video di... È la pelle caldissima. Un video di grattini, principalmente grattini e tracing. Molto semplice, non troppo lungo, elaborato. Se ne vorrete una versione un pochino più lunga, eccetera, scrivetemi. Quando ci sarà un pochino più freddo, perché adesso proprio questa è una versione estiva, mettiamola così. Quindi, se vi piacciono questi contenuti, un pochino con i capelli prima, leggermente l'inquadratura per questa parte. So che sembra una parrucca, ma non lo è. Chi mi segue su Instagram riconoscerà la Lella. Pelle, appunto, anzi solo da questi, perché mi viene un'audio incredibile. Passo una ciocca sopra l'altra. Questo non mi piace veramente. Un elastico. Sempre questo da anni. Ma lo ricompri? Lo ricompro. Davvero? Amazon. Morta. Perché è l'unico che tiene ed è carino.
Si facevano da piccoli, tipo quando guardavi un film a scuola, che ne so, e chiedevi a qualcuno, mi fai i grattini? E a me rilassava, non so, ditemi se anche per voi è così, a me rilassava anche semplicemente vedere qualcuno che faceva i grattini a qualcun altro. In realtà sicuramente vi piace, perché riflettendoci non stareste guardando questo video. Comunque questa è, insomma, quella situazione in cui i grattini ci rilassano talmente tanto che ci rilassa anche vedere qualcuno che li riceve. E non penso che tu abbia freddo. Io a volte, quando facevo il sottile, facevo finta di scrivere proprio delle lettere a qualcuno. Mi scrivevo chiaro, che ne so, Giovanni. Come? Come stanno andando le vacanze? Spero bene. Un abbraccio. Far riferire molti ricordi di infanzia, probabilmente. Oppure sì, provo a far indovinare la lettera. Noi abbiamo scoperto che con la mano non siamo capaci. Ti ricordi quel video con la mano? Adesso proviamo con la schiena, vediamo se il tatto qui è un pochino più affinato. E allora vediamo. Prova a scriverti direttamente una parola, vediamo. C'è qualcuno che ha deciso di usare tutta la sua voce per chiamare qualcun altro in metà strada. Prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Te lo riscrivo un'altra volta. Sì. E stai concentrato. Sì. Ripetiamo. Allora. Attenzione, perché dovete scriverlo anche voi nei commenti. E la parola è? Un po' più lunga, la faremo già due volte, non ti preoccupare. È collegata a barca, più o meno. Ok, comincio. Ok, finito, adesso lo ripeto.
Ricomincio. Ok, facciamo l'ultima parola. Facciamo un attimino di tipo grattini così. E poi vi scrivo la buonanotte, perché vi ho detto che questo video insomma era... Ma diciamo, no, facciamo un bullo. Una cosa molto semplice. Oh. Lo faccio malissimo al collo. Palle. Ok, allora. Terza parola. Ok. Comincio. Di nuovo. Hai già qualche idea? Per rilassamento, secondo per il gioco. Ok. Qualche idea? Sicuro che mi serve estetista. Sì. Allora, ce n'ho una che ti serve. Non mi serve. Andiamo per buona. E adesso facciamo un pochino di semplici grattini. Abbiamo avuto questa idea di fare questo video anche perché per una volta ho le unghie tutte belle curate, con una forma carina. Perché se andate appunto all'estetista a Bangkok, perché sennò io non ci vado a farmi le unghie. E io non ho mai avuto le unghie. Sì, c'è più che altro così uniformi. Ho detto, vabbè, bisogna fare questo video. Lei ha detto, vabbè, mi sacrifico per il bene del tuo pubblico, mi sacrificherò. Gli ho dato sul collo. Da sempre amo i grattini, ma anche faccio i grattini. Mi ricordo che all'università a volte, poi non lo fate, ma a volte quando mi annoiavo, magari mettevo a fare i grattini su qualcuno davanti a me, ovviamente con cui avevo confidenza, però magari mettevo lì con la matita e tipo facevo tutto così sulla testa.
anche sulle braccia, molto bello secondo me. Invece non mi fa impazzire sulla parte sotto della schiena. Me lo sento che qualcuno verrà a chiedere sicuro nei commenti come si chiama l'elastico che compri. Ti giuro, sono quelle piccole cose che però la gente sicuramente chiede, e in realtà anch'io lo chiederei se avessi i capelli lunghi. Non mi ricordo, ti mando il link di Amazon. Va bene, sarà affiliato, perché anch'io l'ho cercato. Sì, ci sta. E che reggesse. Ma poi gli si mimetizza anche abbastanza. Infatti per quello mi piaceva un sacco, quindi li compro sempre. Invece però io, cioè, è 5 anni che la vedo con questo elastico. Io non li compro da così tanto tempo. No, ok, però almeno ma 2 anni. Secondo me di più. Guarda, guarda sulla cannuccia di Amazon. Può essere buono. Tra l'altro è già infatti mi sembrava strano che va sempre con l'altro cavolo. No, che dedizione. Sono tipo parti da 5, quando li perdo li compro. Dovresti fare l'abbonamento tipo ogni 6 mesi ti arriva. Ok, facciamo gli ultimi 2-3 minuti. Grazie per aver guardato questo video. Ditemi se ne vorreste altri così. Se avete altre idee, altri spunti, sicuramente utilizzerei anche magari un pennello, queste cose qui. Il solito video di grattini. E ditemi anche se vi piace la postazione. È un pochino più spartana. Però secondo me dà anche l'idea di ricreare, cioè ricrea un pochino il momento dell'infanzia in cui magari eravate semplicemente in sala e vi facevate i grattini mentre guardavate un film con l'amica, con gli amici.
come può essere anche interessante una postazione del genere per cambiare. Anyway, io vi ringrazio per aver guardato questo video e io penso proprio, penso proprio, sia giunta l'ora di abbassare le luci e augurare una buona buona notte. Sogni d'oro. Good night. Sweet dream. Miei piccoli mangosti di rice. Un bacione, 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 bacione. Lì.